Ho capito. Grazie. Il Milan è in testa alla classifica, sì, ma non segna più su azione. Due calci di rigore, due autogol. La Fiorentina oggi ha portato a casa un punto prezioso. È stata una partita, quella con i Viola, in cui i rossoneri hanno sofferto molto, dopo una serie di fiammate iniziali che avrebbero potuto fruttare un vantaggio immediato. Ma con Gullit in giornata nera, sotto il controllo di Karobi, con Van Basten da seconda punta e a caccia di palloni a metà campo, con la manovra lenta di parecchi giocatori in difficoltà nei pressi dell'area avversaria, niente gol. Le polemiche per i presunti dualismi fra Gullit e Donadoni sono state stemperate da Capello portando Evani in panchina. La Fiorentina, schierando Battistuta a unica punta, sostenuta da Orlando ed affidando ai rigidi marcatori dei playmakers rossoneri il compito di far morire sul nascere le azioni milaniste, ha giocato la classica partita di difesa con qualche rara sortita. Certo, in questi casi l'area ribolle di interventi più o meno leciti e le proteste fioccano. Chi si difende s'arrangia, chi attacca si lamenta e si va avanti di questo passo. Cosa potrà cambiare le sorti della partita? Bah, forse questo scontro fra Dunga e Donadoni che manda il milanista all'ospedale con una frattura composta che interessa la prima vertebra lombare. Ma l'ingresso di Evani e poi quello di Massaro al posto di Serena non porta molti cambiamenti sostanziali. La contromossa di Lazzaroni, l'acqua benedetta che fa subito effetto. Il furbo ed abile Maiellaro sorprende a spasso Sebastiano Rossi segnando un gol memorabile che dà maggiori motivazioni alla retroguardia viola rendendo più affannoso l'assalto del Milan. Tele più uno, dice Cecchigori in tribuna. Il Milan è sempre più alle prese in area con gli interventi dei difensori viola. È come rivedere un film visto già 100 volte. Assalti alla baionetta, tiri, proteste e varia umanità finché arriva il rigore del pareggio, accolto con i soliti umori da bassifondi dai tifosi della Fiorentina. Evidentemente i grandi artisti del Rinascimento non frequentavano gli stadi. Amazzigno sembra di essere a teatro, applaude e se ne va, espulso. Van Basten pareggia ed il finale è tutto botte e recriminazioni. Tele più 1-1. Van Basten fa autocritica. Tirare un po' di più, forse aumentare la velocità del nostro gioco, di fare forse un pochettino più pressing o mai più. Queste cose sono cose da parlare, penso, fra di noi. Pietro Maiellaro, autore di un bellissimo gol oggi. Ecco, parliamo un attimo dell'assetto tattico di questa Fiorentina che ha chiuso molto bene gli spazi al Milan, specialmente sulla fascia. Beh, c'è stato qualche modificazione rispetto alla gara di domenica scorsa, cioè ci siamo alternati un po' di più io ed Orlando, sicuramente lui ha giocato un po' vicino, un po' di più avanti, vicino Battistuta, io partivo un po' più da dietro nella copertura, insomma. Rodgulli, una partita difficile per il Milan, la Fiorentina riusciva a chiudere bene sulle fasce, ma qual è stato l'errore secondo te di questo Milan oggi? No, eravamo troppo lenti, quando sei troppo lenti non puoi fare niente, quando un avversario si chiude così devi giocare molto veloce, cambi di posizione per cercare qualche buco, invece siamo stati molto statici, così per loro era molto facile di chiudere il Milan.